La novità di ieri è che la Procura di Taranto ha detto che il gruppo Riva può disporre dei beni sequestrati. Però, al di là delle rassicurazioni che la magistratura ci ha dato, è evidente che un intervento del governo è urgentissimo. Il sequestro ha provocato dei danni sociali devastanti, ha lasciato a casa oltre 1.400 persone. Ha portato sull'orlo del fallimento i fornitori e ha fatto sì che i clienti ormai guardino altrove, guardino all'estero. Sono passate 2 settimane e noi non abbiamo ancora capito cosa il governo intende fare e soprattutto come lo intende fare. La sensazione diffusa è quella che ci siano delle profonde spaccature all'interno della maggioranza, qualcuno che remi contro un decreto. Insomma, poche idee e anche piuttosto confuse. Mercoledì scorso lei ha annunciato un decreto per venerdì. Venerdì ha detto che forse non ce n'era bisogno. Lunedì ha annunciato un consiglio dei ministri che non c'era, per poi dire che forse ce ne sarà uno venerdì che affronterà finalmente questo argomento. Allora, oggi siamo a mercoledì, ci dia la sua versione. Grazie, il Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente, grazie Onorevole Caparini. Allora, il sequestro conservativo, per equivalente ai fini della confisca, operato dalla magistratura tarantina nei confronti della società Riva Acciaio, nel quadro della più ampia vicenda giudiziaria riguardante lo stabilimento Ilva di Taranto, ha determinato 2 settimane or sono il blocco dei conti correnti aziendali e l'impossibilità di proseguire la normale gestione delle attività aziendali nei 7 siti produttivi di Riva Acciaio, ove sono occupati 1.400 lavoratori che da quel momento sono stati sospesi dalla prestazione. La tensione sociale scaturita dalla decisione aziendale di sospendere delle attività si è rapidamente estesa anche alle aziende clienti di Riva Acciaio, molte delle quali sono state costrette a interrompere le proprie attività per mancanza di fornitura. Il governo ha immediatamente affrontato la gravissima situazione richiamando tutte le parti interessate per individuare la migliore soluzione che consentisse la rapida ripresa delle attività produttive. Ho personalmente incontrato il custode giudiziario e i vertici societari, constatando la massima disponibilità di entrambi a ricercare una soluzione che garantisse l'immediata ripresa delle attività. Si è convenuto che la società Riva Acciai avrebbe riformulato istanza per ottenere utilizzo dei beni sequestrati ai fini della continuazione delle attività aziendali. Nella serata di ieri ho avuto notizia che il GIP, in riscontro alla suddetta istanza, ha affermato che la liquidità, così come gli altri beni sequestrati, che risultano strettamente funzionali all'attività economica dell'azienda, devono essere gestiti e amministrati dall'amministratore giudiziario, così da assicurare la prosecuzione delle attività aziendali. Sarà l'amministratore giudiziario a provvedere ai pagamenti strettamente connessi al ciclo aziendale, così da scongiurare l'interruzione delle attività. Il giudice ha precisato che, permanendo il sequestro e le relative finalità conservativo-patrimoniali, l'amministratore giudiziario dovrà individuare idonee garanzie ai fini della restituzione all'amministrazione giudiziaria delle liquidità utilizzate per i pagamenti necessari per la prosecuzione delle attività aziendali. E le ho riassunto quello che ha deciso il GIP. Chiariti da parte dell'autorità giudiziaria, quindi, i limiti e i vincoli connessi al sequestro operato, ora verificherò in giornata, è un lavoro che sto facendo, se esistono effettivamente e concretamente le condizioni per un'immediata ripresa dell'attività, valutando in caso contrario l'adozione in via d'urgenza di nuove iniziative idonee a consentire l'immediata ripresa dell'attività produttiva in tutti i siti del gruppo Riva. Grazie, Ministro Zanonato. Ha facoltà di replicare il deputato Caparini. A noi risulta che il custode giudiziario abbia già dato la risposta che lei verificherà da qui a poche ore e che questa risposta purtroppo non consentirà l'operatività dell'azienda. Ministro, lo Stato non deve fare l'imprenditore, lo Stato non ha alcuna competenza nella gestione diretta, delle imprese. E qui stiamo parlando del quarto gruppo europeo siderurgico che si è formato e si è sviluppato grazie al lavoro di uomini e donne e non
grazie al lavoro dei burocrati. Lei non può affidare a un magistrato attività imprenditoriale. Quello che questo governo deve fare, e lo deve fare subito, è dissequestrare i beni e consentire a chi da sempre produce di continuare a produrre e fare rientrare le lavoratrici e i lavoratori nell'azienda, perché loro stanno pagando colpe che non hanno, stanno pagando il dissesto dell'Ilva di Taranto, stanno pagando i tremendi danni ambientali, ma questa cosa che dovrà essere affrontata dalla magistratura non può ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori, non può ricadere sull'intero comparto produttivo, un comparto produttivo che è fatto di aziende sane, con bilancia a posto, in regola con le norme ambientali. Sono aziende che hanno dimostrato nel corso di questi anni di saper funzionare. Voi parlate di sviluppo, dopodiché non siete neanche in grado non di creare posti nuovi, ma neanche di garantire quelli vecchi di aziende che funzionano. Allora, Ministro, lei faccia quello che deve fare e lo faccia al più presto, ovvero dare la completa operatività a queste aziende. Non possiamo più perdere un secondo, perché un secondo perso vuole dire salari in meno, posti di lavoro in meno, vuole dire perdita della competitività di tutto il settore industriale italiano. Quindi, Ministro, faccia la cosa giusta e la faccia subito.